Lui mi urlava: mamma, sono vivo per miracolo, sono vivo per miracolo, ma è morto il mio amico, ce l'ho qui. E io gli ho detto: Fabio, stai tranquillo, prova, forse è svenuto. No mamma, è nero in faccia. E in effetti era morto. A 14 anni mi ha raccontato che erano entrati. Io con la prima telefonata mi aveva detto che sì mamma, sono qui, è da un'ora che sono entrato e adesso vado a ballare. Dopo 20 minuti ho visto un numero di telefono che non conoscevo, non ho neanche risposto, che già avevo capito che era successo qualcosa, ma non pensavo una cosa così grave, perché questa è una cosa indicibile. Ho detto: sarà successa una rissa, sarà successo che hanno fatto a botte, però non, una cosa così non è impensabile. Lui mi urlava: mamma, sono vivo per miracolo, sono vivo per miracolo, ma è morto il mio amico, ce l'ho qui. E io gli ho detto: Fabio, stai tranquillo, prova, forse è svenuto. No mamma, è nero in faccia. E in effetti era morto. Poi è uscito da qui e si è trovato un'altra ragazzina che era la sua compagna di gruppo, morta. E allora cosa vogliamo dire? Che noi genitori abbiamo una grande responsabilità, ma non è da meno le responsabilità fuori, che non hanno saputo tutelare minimamente questi ragazzi, sapendo che entravano ragazzini dai 12 ai 16 anni, perché questa era una serata e non era un concerto, questa era veniva per fare una comparsata così, perché un concerto non inizia all'una e mezza di notte, inizia alle 10 o alle 11. A maggior ragione tu non devi mettere i controlli, li devi mettere triplicati i controlli, devi avere le garanzie di dove, che se succede qualcosa, dove escono questi ragazzi. Una bomboletta di peperoncino non fa una strage del genere. Se c'erano tutti i requisiti per tenere aperto questo locale o per poter contenere queste persone dentro, non succedeva questo, è impossibile. Non ho letto i giornali, non voglio sentire tutto quello che c'è stato, ma non c'è bisogno di leggere, lo dimostrano i fatti. Ci sono 5 vittime, più una mamma. Ma stiamo scherzando, ma dove viviamo? Siamo nel 2018, ci sono delle leggi e queste leggi devono essere applicate, devono essere controllate nel modo giusto, soprattutto quando entrano ragazzi. Però dobbiamo andare alle radici di capire chi è che rilascia questi permessi, perché li rilasciano, come fanno ad avere questi permessi. Vogliamo parlare di tutti i giri di soldi che ci sono? Parliamo di quello e poi riusciamo a capire perché succedono queste cose da noi. Ci sono troppe cose da capire qui, troppe cose da capire e da andare veramente alle radici e capire come vengono tutelati i nostri figli fuori, perché noi non possiamo seguire i nostri figli. Mio figlio in questo momento si è un po' chiuso in se stesso, quindi non lo lascio parlare quando vuole. Tipo ieri sera ha parlato un po', mi ha raccontato, perché fino a ieri sera lui non mi aveva raccontato bene quello che era successo. Però io che parole gli posso dire? Lui come può spiegarsela lui una cosa del genere? Non lo so, adesso vedremo come procederanno le cose. Sta di fatto che sti ragazzi, tutti quelli che io ho visto all'ospedale, saranno molto segnati nella vita.